Buon pomeriggio a tutti, siete di rientro, ma soprattutto c'è qualcuno, un paio, giusto un paio, 22 più una terna su un campo, su un altro campo, che non hanno mica sgambettato perché c'era la neve, De Fiores, lo sai? Eh sì, ma io quando inizio parlando di calcio a 5 e soprattutto c'è chi piace quando dico futsal. E futsal sia Amaranto con Domenico Stilo, il presidente dello Sporting Locri dal palazzetto di Locri per Sporting Vittoria. Come va, presidente? Anna Maria, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Diciamo che poteva andare meglio, perché abbiamo avuto 2-3 minuti di follia. Stiamo perdendo 3-0. In questo momento 0-3, quindi. Ma è la bumbaca che porta fortuna, è quello il fatto. Ma guarda, non so cosa dire, mi dispiace soltanto perché abbiamo avuto solo, stavamo gestendo molto bene la partita, poi purtroppo abbiamo forse sbagliato qualcosa sul cambio e quindi siamo sotto di 3 gol nel giro di pochi minuti. Comunque la partita ancora è lunga, c'è tutto il secondo tempo da giocare, il calcio sì. È così. Strano per la Ceravolo, oggi abbastanza concentrata, ma non tanto strano se guardiamo a questo Vittoria, che onestamente è una di quelle squadre che sa organizzarsi al meglio in questo torneo, esperta, ma soprattutto, abbiamo ribadito più volte, si è saputa buttare sul mercato quando c'è stata la possibilità di accaparrarsi buoni nomi. È vero, presidente? Sì, vedo individualità discrete, non eccellenti, ma onestamente vedo un'ottima organizzazione di gioco, quindi è una squadra che sa già come ci si deve muovere in Serie A per restarci. Intanto sì, in bocca al lupo, ci aggiorniamo tra poco. In bocca al lupo ad Imma Sabatino, che è diventata peraltro capitano dello Sporting Locri. Bene, a tra poco con Domenico Stilo, il presidente dello Sporting Locri, società al femminile di calcio a 5, impegnata nel campionato di Serie A, oggi impegnata contro il Vittoria. Allora, calcio a 5 in generale, considerato il precedente divario di soli 3 punti tra, partiamo dalla C1, Atletico Belvedere e Magic Game, e aggiornandovi poi la sconfitta anche della capolista sul parquet di Soverato e la vittoria dell'inseguitrice in casa del Real Luzzese, non solo la vetta risulta adesso in comproprietà, quindi parliamo di 23 punti, ma anche la parità di punti tra Croton e Soverato si innalza, passa al secondo posto, quindi 21 punti, ebbene questa è la situazione in C1. Per quanto riguarda la serie C2 invece, girone A di calcio a 5, sconfitta per il Pietrafitta, 8-4 in casa del Re Artù, Crotone calcio a 5, lo Sporting Club Corigliano non ne ha approfittato perché ha pareggiato in casa del Città di Fiore, e adesso Città di Fiore dunque terzo con Chianello a 19 punti, Corigliano 21, Pietrafitta 24. E nel girone B, il Bovalino torna a ruggire, batte il Philadelphia 9-3, ma lo Zephyr non molla e quindi vincendo sul Città di Vibo Valentia 8-5 rimane ad una lunghezza 25 su 24, a 21 c'è il Modena e poi via via tutta da aggiornare questa classifica. Buon pomeriggio, Francesco Barba. Sì. Allenatore Ciao. Del Brasil, buon pomeriggio. Caduta davanti al Tre Colli Futsal per 6-1 in questa giornata. Alti e bassi, ma so che stai lavorando soprattutto sul discorso mentale e di reazione, perché fondamentalmente si può ragionare su questo parquet. Diciamo che sto lavorando tantissimo sul discorso di approccio a questa categoria, che purtroppo ancora non ci siamo calati nella categoria della C1, ancora siamo con la testa della C2 dell'anno scorso. Purtroppo abbiamo avuto anche per lungo periodo, tra infortuni, squalifiche e assenze ingiustificate, una rosa rimaneggiata che adesso piano piano si sta ricomponendo e quindi cercando di amalgamare il più presto possibile il gruppo che abbiamo formato quest'estate. Ti posso chiedere dal tuo punto di vista come vedi questi giochi di testa, dove ci sono formazioni effettivamente molto quadrate che studiano la gara, che sanno bene l'avversario, come si possa comportare, però alla fine ci sono gran belle sorprese, le abbiamo visto da domenica, da sabato scorso a questo sabato. Sì, diciamo che meno male le squadre che già meritavano nella C1, avendo quella esperienza in più rispetto a noi come tante altre squadre salite o ripescate,
Noi purtroppo siamo abituati alla cedura dell'anno scorso, che le partite affrontare squadre che ti lasciavano spazio dal primo minuto fino all'ultimo minuto. Quest'anno, già anche sabato adesso, quando abbiamo perso con il Sercoli, abbiamo visto una squadra che si chiudeva dietro e faceva delle buone ripartenze, delle rapide ripartenze. Purtroppo la categoria è questa, noi pensavamo fosse una C2 più completa, però è tutta un'altra cosa, specialmente quando andiamo ad affrontare squadre ben organizzate, con una maggiore esperienza rispetto a noi e che hanno quella mentalità di chiudersi e ripartire, cosa che noi quest'anno ancora non abbiamo fatto, perché tipo noi vogliamo giocarci le partite fino alla fine, anche tipo prendendo gol come sabato 6, quando abbiamo giocato in casa con la Magic Game 10, quindi non siamo ancora pronti difensivamente parlando per affrontare questa C1. Va bene, però? È, diciamo che più un lavoro mentale che bisogna fare che non un lavoro né atletico né tattico, perché noi l'anno scorso fuori casa abbiamo vinto la maggior parte delle partite. E quest'anno fuori casa purtroppo ci riesce difficile, anche perché tipo quando prendiamo uno o due gol pensiamo che la partita sia finita e quindi non giochiamo più la squadra, giochiamo più con i singoli, però a volte trovi squadre organizzate che ti puniscono ogni minima azione, ogni minimo contropiede e ti segnano i gol. Va bene, grazie De Fiores, che abbassi il cursore, non ti preoccupare. Ciao mister Barba. Ciao, ciao, in bocca al lupo, buon lavoro. Certo, un appello lo devo fare però. In questi palazzetti, quindi campi ridotti, misure ridotte, non gli state addosso agli arbitri, non gli gridate in quel modo, non provate a condizionarli, che secondo me il condizionamento è in negativo.